Oggi su cellularemagazine.it proviamo il BlackBerry Bolt. Io sono Emilio Vignapiano, vediamo cosa contiene la confezione, che è un press kit, quindi non è detto che trovate nelle vostre confezioni di vendita gli stessi accessori e contenuti. Un panno, qui era alloggiato il telefono, cavo per la sincronizzazione con il computer, ma anche per caricarlo via USB, mini USB, la porta su BlackBerry. Cuffie stereo con pulsante di risposta, jack da 3,5 mm, sembrano un po' cheap. L'audio è buono ma non eccezionale. È arrivata l'email. Carica batterie da viaggio, sempre porta mini USB. Qui sono contenuti alcuni adattatori per i diversi paesi, manuale di istruzioni in italiano con i trucchi e i suggerimenti, lettera di RIM, scheda micro SD da 1 giga e alcuni suggerimenti e consigli. Andiamo subito sul telefono. Come potete vedere, la prima cosa che risalta è lo schermo, che ha una risoluzione di 480x320 pixel. È la prima volta che BlackBerry ha un dispositivo con una risoluzione tale. Troviamo sempre la perla, non esiste più la rotellina laterale. Per accedere al menu, tasto per tornare indietro e due pulsanti di risposta e chiusura delle chiamate. Viene poi la tastiera QWERTY, che è fatta veramente bene, in pieno stile BlackBerry, visto che questi terminali sono studiati per scrivere messaggi, mail molto lunghi. Tutti i tasti sono sagomati da due lati, in modo da facilitare la digitazione con il pollice destro e il pollice sinistro. Infatti, come potete vedere, c'è una scalanatura. È possibile anche utilizzarlo con una mano sola, sicuramente però è più comodo con due dita. Non ci sarà alcun problema nel scrivere messaggi ed è anche molto intuitiva la tastiera numerica, quindi quando vi trovate a digitare un numero telefonico in questo menu è facilmente scrivibile senza confondersi tra i vari tasti, eccetera. Nella parte inferiore troviamo il pulsante per aprire la cover della batteria e il microfono qui sulla sinistra. Questo qui è un accesso per lo speaker stereo. Sulla parte destra troviamo il bilanciere del volume, tasto dedicato alla fotocamera che si trova nella parte posteriore, ha un sensore ottico da 2 megapixel con LED flash. Immagini di buona qualità, ma non eccezionale, specialmente in ambienti poco luminosi. Infatti il flash a LED ha una portata molto molto bassa. Nella parte sinistra troviamo invece il jack della cuffia 3,5 mm, porta mini USB per caricare e sincronizzare il dispositivo, tasto per i comandi vocali, slot micro SD per espandere la memoria. Troviamo integrati 128 per le applicazioni, di megabyte naturalmente, e 1 giga di memoria per salvare le immagini sul telefono, musica e tutto il resto. Le dimensioni non sono contenute, infatti abbiamo 114x66x14 mm, infatti come vedete lo spessore di 1,4 mm si nota, però questo serve a dare un'impugnatura molto comoda al dispositivo e la possibilità di non ritrovarsi mai a non sapere quale tasto schiacciare o che le due dita si accavallino l'una vicino all'altra.
I menu, come potete vedere, sono quelli dell'ultima versione del software, la 4.6, che dopo l'ultimo aggiornamento funziona finalmente in maniera degna di un BlackBerry. Bisogna dire che questo modello in Italia non è stato ancora messo in commercio, quindi è più che normale che ci siano ancora degli update. È in commercio in altre parti del mondo. Il software è stabile, è veloce, non ci ha presentato nessun problema e ci sono alcune funzionalità nuove come il browser, questo è il nostro sito cellularemagazine.it, dove praticamente potete vedere la lente di ingrandimento che serve a zoomare nell'area desiderata per poi poter già leggere i contenuti e in più poi è attiva anche la possibilità di cliccare direttamente sul link e poter quindi poi andare così all'interno delle varie pagine. Il caricamento avviene in maniera abbastanza veloce, ci sono diverse immagini, quindi per questo può sembrare lento. In questo momento nella pagina che abbiamo cliccato ci sono oltre 20 immagini, infatti sta elaborando. Per zoomare basta premere la perla. Anche la parte multimediale è stata migliorata. Qui ora ci troviamo all'interno delle immagini, però partendo dalla musica si può dire che è possibile sincronizzare le nostre canzoni contenute su iTunes direttamente su BlackBerry, quindi nessun problema di diritti d'autore. I video, finalmente è possibile vedere anche i video in streaming senza terze applicazioni. Le suonerie sono migliorate, le immagini mostrano la qualità dello schermo, che ha un'ottima risoluzione, come potete vedere. Questo modello, oltre ad essere un quadribanda con connettività GPRS ed Edge, ha anche bande UMTS 3 in particolare, infatti sulla 2100, sulla 1900 e sull'850 è possibile avere l'UMTS e l'HSDPA per avere una piccola DSL in tasca. È presente anche il wifi, come potete vedere, ora siamo connessi alla rete della redazione, Top Press, e è presente anche il GPS a bordo per la navigazione svolta a svolta. Non sono ancora state sviluppate applicazioni di geolocalizzazione come il tagging ed altre, però c'è la possibilità di poter utilizzare il GPS anche per altre funzionalità se non la navigazione svolta a svolta. È presente naturalmente Bluetooth in versione 2.0 con supporto a 2DP per ascoltare con cuffie senza fili brani in modalità stereo. E il tutto ha una durata molto buona. Lo standby è assicurato per 13 giorni e il tempo di conversazione per 5 ore. Noi siamo riusciti a terminare anche il terzo giorno facendo naturalmente email, chat e un po' di navigazione web, non tantissima. Infatti molto dipende dallo schermo e dal tempo che rimane acceso. Questo modello è in vendita in Italia a 465 euro con praticamente tutti gli operatori mobili e ha dell'ottime qualità audio in capsula e anche nello speaker, migliori in audio sinceramente nella capsula audio che nello speaker. Per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano con il BlackBerry Bo.